vero che i cani sanno nuotare per natura? Esatto, ragazzi, è arrivato il momento. Oggi finalmente Blubli farà la sua prima lezione di nuoto. Vuoi andare a nuotare? No! Vuoi andare a nuotare? No, ti ho detto di no! Andiamo, ti ho detto di no, sei sordo! Dove che nuoterà Blubli? Chissà dove nuoterò, una piscina, no? Sì, Blu, no, intendevo, ok, ovviamente sì, in una piscina, ma nella piscina di un asilo per cani. Tra l'altro dovrebbe avere diversi servizi e quindi ne scopriamo anche altri. Vediamo se viene fuori qualcosa di divertente, qualcos'altro da far fare a lei e o alle altre bimbe. Stanno arrivando tre cagnolini e Blu è allerta. Ciao, piacere, io sono Blubli. Ciao, ciao. Filo, vado a salutarli, posso? Andiamo all'asilo? Allora, raga, è tutto in questo ambiente. Sento il rumore dell'acqua che scorre, quindi è qui, è là che c'è la piscina. Ed è qui che si svolgerà il tutto, ma ci sono anche delle altre aree dove si fanno delle altre attività, a quanto pare. C'è una rampa d'ingresso graduale che si fa da là, è fatta in modo simile a quelli che abbiamo visto a quattro zampe in fiera. Però non l'abbiamo mai provata a quattro zampe in fiera perché già era un ambiente molto confusionario per loro e quindi non volevo aggiungere troppa carne al fuoco. Qui dovremmo essere da soli. Vediamo se Blu è la prima delle mie cagnoline che ama o quantomeno non scappa via dall'acqua, perché non so se avete visto gli altri video, ma è stato veramente divertente, ma forse poco comodo per loro. Allora, bananina, sei pronta? Sì, super Blu in arrivo! Ok. Ma non era questo il mio costume da super eroina? Ho un brutto presentimento! Ma guarda come sei messo! Dove vai messo così? Blu? Cosa vuoi? Ce li ho anche per te? Ma te sei matto! Non so se state seguendo gli aggiornamenti, ma la sorellina di Blu è arrivata seconda ai campionati mondi di bellezza dei cuccioli. E Blu! E Blu cosa? Ti sei visto? Sei pronta, Blu Blu? Dipende per cosa! Se sa cosa le aspetta. Cosa mi fai fare? Eccolo che arriva con quel passo felpato, sì. C'ha la pappa in mano, ma di solito non promette niente di buono. Oh, la pappa buona! Grazie, signora! Mi piacciono! Sì, è molto buona. Che cosa c'è lassù, Filo? Io non è che mi fido tanto, non te la prendere, però mi fa un po' paura quella cosa. Vieni, Blubli. Metto una zampa, t'ho due, guarda. Ancora, vai. No, guarda, secondo me se la cosa su convinzione, decisione, è meglio. Oddio, ma mi hai preso per una borsetta, Filo. Porca miseria, siamo in alto, fammi controllare le vie di fuga. E cerca di tenere in modo che guarda me. Cosa stai per fare, Filo? Fammi mettere la linguetta fuori, che controllo l'ambiente. Dovrai abbassare il parecchio perché non dovrai essere. No, ma ha puntato la zampa contro la coscia. Ok, quindi allontana le gambe da te. Esatto. Esatto. Fai un paio di passi da sinistra. Sempre così. La faccia di Blu. E Tinka come stava lì, le tue gambe larghe? Non faceva adesso come... inizia a muoverle. Bravo, amore! Bravissima! Fai un altro passo da sinistra. Raga! Diciamo che è nella condizione che avevamo definito frizzata. Dalle un comando, andiamo! Andiamo, Blu? Brava! Brava! Guardate! Guardate, sono una cannolina, poi fammi riposare un po' che ho nuotato 2 chilometri e tac! Brava, Blu! Grazie, Filo, grazie! Ho il costume diverso, ma sono sempre super eroina. Facciamo un altro giro? Di nuovo? Ma sono 2 ore che siamo qui! Sicuramente nuotare non piace a tutti i cani e ho paura proprio che sia il caso di Blubli. Però è un'attività sportiva molto utile che migliora di molto le loro condizioni di salute, quindi vale la pena tentare, anche perché pensate che 1 minuto di nuoto per il cane corrisponde a 4 minuti di corsa all'aperto. Tra le altre cose, il nuoto migliora la circolazione, rafforza il tono muscolare e migliora la salute di peli e cute. Come per le persone, anche per i cani l'attività in acqua alleggerisce molto le articolazioni, permette all'apparato muscoloscheletrico del cane di lavorare in scarico. Non farla avvicinare tutto il mondo. Mi sta dando delle graffiate. Amore. Lasciala. Amore, bravo. Super, lasciala. Bravo, lo prendo. Velocissimo. Bravissima. Blubli? Cosa c'è? Aspetta che mi devo riprendere. Lo mangio, però fammi prendere fiato. Non lo sta mangiando. Non lo sta mangiando. Ma aspetta un attimo, ti ho detto che lo mangio. Brava. Brava. Mamma mia. Brava. Ma allora è un vizio. Allora, immersione. Io devo tenere sedere lontano. Non si sta ribellando per niente. Bravissima. Vieni Blu, vieni qua. Perfetto. Vuoi andare a prendere questo? Vai.
Non lanciarlo che si perde! Adesso devo andare a recuperarlo! Sì. Banana Dog in arrivo! Ancora? Hai bisogno del mio aiuto, Filo! Aspetta che prima vado a salutare Haka! Dai, va bene, se hai bisogno vengo a aiutarti, però non lanciare di nuovo quelle cose! Giretto che... Ma come ritorno? Ma cosa mi hai fatto venire a fare? Bravo! Zampetta qui, zampetta lì! Adesso risalgo e stai a vedere, Bravo! Questa me la paghi! Dai, vieni! Bravo! Ciao, Haka, dammi un bacino! Che palle! Bravo! Vai, vieni, andiamo! Brava! Raga, una proposta per i 10.000 like. Comando gira in acqua. Io me la butto lì. Ma sapete che una disciplina come il nuoto può migliorare sensibilmente la fiducia in se stessi dei cani? Ebbene sì, essendo un'attività ricca di tanti stimoli e che tiene molto attivo il cane, questo migliora la fiducia in se stesso e la propria capacità nell'acqua, ma anche fuori. Bluebee, torni da me. Hai imparato il percorso a memoria. Brava! Brava piccola, facciamo un altro giro, vieni qua. Ma quanto può nuotare un cane in acqua? Diciamo che ovviamente, come abbiamo già detto, dipende tantissimo dalle sue competenze, dalla sua razza, dalla temperatura dell'acqua, dall'ambiente esterno. Ma diciamo che in media siamo sui 30 minuti. È sempre molto importante controllare man mano il livello di stress del cane e la sua temperatura corporea e decidere eventualmente se necessario di finire la lezione prima. E bisogna anche controllare eventuali segni di fatica e o soffocamento. Una volta usciti è anche molto importante asciugare bene il pelo del cane. Brava, giro, sembra un torero, raga, Contrariamente a ciò che si pensa, però, no, non tutti i cani sanno nuotare. Sono specialmente quelli con muso schiacciato, corpo lungo e zampe corte. Alcune delle razze che sono invece molto portate sono i Labrador, i Golden Retriever e i Pastori Tedeschi, molti dei quali diventano anche cani da salvataggio. Disciplina molto nobile e interessante di cui vi parlerò tra poco. E adesso che Blu ha imparato così tante cose, facciamo delle skill assurde in acqua. Proviamo a vedere se Blu mi gira intorno, riusciamo a farle fare dei giri su se stessa e finalmente un po' di carezza particolare, solo col comando vocale. Brava! Adesso mi passi qui, mi giri intorno e torno indietro. Vai. Guardate quanto sono brava, e giro di nuovo. Ecco qui tutto a destra e poi verso l'infinito. Comunque adesso vengo da voi che vi dico una cosa. Riuscite troppo forte come tentativo. Volevo dirvi che dovete mettere un like e mandare questo video a tutti i vostri amici. Passo dalla tifoseria. Pubblico invisibilio. Bravo, dai Blu. Ottimisticamente parlando, secondo te Blu, sì, in quanto tempo riuscirà a togliere il giubbotto? A togliere il giubbotto anche la prossima volta, senza problemi, perché lei ha un ottimo galleggiamento. E portarla invece a tuffarsi, ecco, quello è uno step successivo che secondo me lei potrà assolutamente portare a termine in maniera egregia. Che voto daresti a Blu? Blu direi da 1 a 10 assolutamente tra 7 e 8. Ma come? Tra 7 e 8? Super, ma sono stata perfetta! Disciplina molto nobile e interessante di cui vi parlerò tra poco. Un buon cane da salvataggio deve pesare almeno 20 kg, avere un'ottima abilità natatoria ed essere di indole docile ed obbediente. A rispondere a questi requisiti quasi sempre sono Labrador e Golden Retriever. Una volta che ci sono tutti questi requisiti, il corso da cane bagnino può iniziare dopo il secondo anno di vita. Ovviamente, ragazzi, Bluebeam non appartiene a queste razze, non è obbediente, non è docile, non credo che abbia un ottimo rapporto con l'acqua, anche se abbiamo visto grandi miglioramenti, ma soprattutto ancora ci manca un anno e mezzo per poter diventare un'ottima bagnina. Ma chissà, chi vivrà vedrà. Finalmente ho imparato a fare le scale e poi sono diventata calciatrice. Lo vedrete nei prossimi video.